Abbiamo organizzato questo presidio qua perché viene Salvini, l'occasione di raccontare due viaggi, no? Mi avevano proposto vai a Casa Marina, vai per proseguire. Ovviamente mi vedeva difficile questo, perché sicuramente il fatto che loro non sono venuti alla sede istituzionale, come forse doveva essere, e perché temono questo luogo. Proprio perché è qua che è il focolaio resistente del messaggio politico, anche nella missione dell'accoglienza, perché non è vero che a Viace è stata una pratica chiusa, ma per niente, perché la storia continua. Indipendentemente dal fatto che c'è stata una storia giudiziaria, un tentativo così di legittimare, ma addirittura di sopprimere questa esperienza, che poi non è solo politica, ma riguarda esseri umani, persone che hanno deciso di fermarsi a Viace e di vivere in maniera normale, come cittadini di Viace, in pochi che si sono fermati. E ovviamente 400 o 500 persone in meno hanno lasciato di nuovo la comunità con una sensazione di vuoto. E quindi perché dovevano venire qua? E temevano? Proprio perché, che cosa devono dire? Che devono prenderselo con i bambini, che sono le persone che, oppure con i rifugiati, o anche con le poche persone che siamo rimasti. No? Allora, secondo me hanno preferito fare questa manifestazione a Viace Marina. Ovviamente sono la parte, anche a livello locale, pensano che all'amministrazione locale, magari ci sono le elezioni regionali, sono convinti che di avere il dominio del territorio sul piano politico, ma anche sul piano sociale. E questo si sbagliano, perché almeno penso che siamo abituati ad essere minoranza. Lo so che per me è una contraddizione, che ho fatto il sindaco per 15 anni, ma la sensazione di essere minoranza io sempre me la sono portata con me, anche nel percorso in cui potevo essere
perso la cosiddetta istituzione. E oggi abbiamo detto qua siamo la Repubblica degli Zero, per utilizzare una frase che ha detto lui, che quando qualcuno gli ha chiesto cosa ne pensa, gli piace. Quindi il messaggio che oggi noi vogliamo trasmettere è che intanto non è vero per nulla che la pratica viaggia è chiusa, come viaggia, ma come posso pensare come metafora, che nessuna pratica di un sogno politico legato all'uguaglianza sociale, al riscatto sociale delle categorie più deboli, alle speranze, nel senso di condividere questo messaggio della politica, questo può significare, non è mai una pratica chiusa, né per gli altri né per nessun luogo del mondo proprio in cui ci sono questi focolai di resistenza politica e umana. E questo non dipende dal risultato elettorale, né a livello locale, né a livello regionale, né a livello nazionale. Io ho sempre avuto questa lucida consapevolezza che bisogna distinguere i livelli. Noi siamo abituati ad essere minoranze, ma ad alimentare sempre una speranza che ci muove, che è indipendente anche dalle scadenze elettorali, ma è indipendente anche dai concetti anagrafici. E quindi ecco perché penso che ha dato così fastidio il viaggio, non solo perché concretamente avevamo dimostrato che addirittura ribaltato il teorema secondo cui accoglienza e immigrazione sono drammi sociali, sono invasioni, sono un problema, perché nella concretezza il viaggio rinasce con l'arrivo degli immigrati, quindi è bello rinunciare. Ma anche perché l'Iace non è stata per nulla neutrale rispetto ad un ideale politico. E per una volta, quali sono gli ideali della... Una volta si chiamava sinistra extraparlamentare, no? Ma quali sono i nostri ideali? Quello di condividere il sogno di giustizia delle categorie sociali più deboli, di pensare che ci potrà essere l'emancipazione di queste persone. Se voi analizzate l'ideologia su cui si basa il pensiero di chi oggi rappresenta la destra italiana, se uno si sforza di cercare di comprendere qual è il messaggio politico, il significato ideologico, è unico, quello di avere un'avversione verso le categorie sociali più deboli. Prima eravamo i marginali, poi sono diventati i rom, poi sono gli extracomunitari, ma il motivo dominante è sempre unico, quello di essere una parte della politica che nasce, che ha una sua ragione di essere, per avere un'avversione e addirittura una forma di odio, si sono create, diciamo, nella nostra società delle forme così di avversione, ma di forte odio, che poi addirittura diventano motivi di odio razziale, di discriminazione. E questo è un paradosso, una persona che fa parte di quella storia politica che oggi viene comunque in un luogo del profondo sud italiano. È un paradosso, perché sono persone che con le bandiere, qualcuno mi chiedeva che cosa penso che ci sono le bandiere della Lega a Riace, ma che cosa devo rispondere? Questo è un luogo dove non solo è l'estrema periferia italiana, ma è anche dove c'è stata questa storia di accoglienza casuale, non è stata ricercata, è stato uno sbarco e poi tutto il resto, e poi, come dicevo prima, fa rinascere questo luogo. Quindi è vero che però io subito voglio trasmettere un messaggio di speranza, un impegno. Guardate, ci sono le elezioni regionali adesso, il 26 di gennaio.
La prima risposta la prenderanno adesso, a viaggio, visto che erano così interessati quando ci sono state le elezioni per il comune, che il risultato di viaggio era così importante. Allora, oggi sono passati 7-8 mesi da quando questa amministrazione comunale a parte il tentativo di distruggere il pensiero politico che c'è nell'aria, il fatto di volere oscurare i messaggi, il paese dell'accoglienza, tutto, e io ho subito immaginato col pensiero e ho detto ma qua è uguale a quello che è accaduto tanti anni fa quando la rivoluzione cilena di Salvador Allende, una volta i militari hanno assunto il pieno possesso, diciamo, del controllo del territorio, hanno azzerato anche i messaggi che quella storia ha rappresentato per il mondo e hanno fatto uguale. È un piccolo luogo, se non si spiega diversamente questo tentativo così, anche di introdurre l'odio per tutta una serie di situazioni che è inutile quello che vi elenco, è così lungo, così. E ovviamente siamo in una condizione in cui dobbiamo comunque diventare anche una speranza, anche in senso elettorale. Io non voglio dire che è unico quello la soluzione, però siamo anche chiamati per dare contributi ai processi di cambiamento, ad avere attenzione anche sulle vicende elettorali. E io sono convinto che a Riace, il 26 gennaio, che arriva subito, la Lega non sarà più il primo partito. Questo è un messaggio di speranza politica, ma sono convinto così. E lo conosco anche il territorio, poi potresti che mi sbaglio, però questo vuole essere un messaggio di speranza per tutti i compagni che condividiamo gli ideali che oggi ci vanno in incontrare qua. Sono convinto che sarà così. Tanto è abbastanza, diciamo, viene subito dal 6 gennaio. Poi volevo dire che ci facciamo un appuntamento a maggio, molto, come devo dire, non lo so utilizzare queste parole importanti, però ci sono dei gruppi musicali che vogliono venire, dare dei contributi, così. Quando il messaggio politico viene espresso attraverso la musica è molto più coinvolgente. Facciamo, ovviamente, se ci consentono, perché i musicisti che vogliono venire sono molto conosciuti, per cui ci vogliono piani di sicurezza, Io mi auguro che questo è un luogo aperto, come è stato quando eravamo noi all'amministrazione, aperto a tutto, anche a chi la pensa diversamente, a chi vuole manifestare in un modo che non è coerente con chi oggi ha la responsabilità di guidare l'amministrazione comunale. A Berlino. E poi c'era uno che si chiama Roberto, di un gruppo musicale che sono dei compagni, no? E persone come se io conoscessi da sempre, che invece ha detto io voglio un giorno venire a Riace a fare un concerto, si chiamano i Modena City Lamp, senza che si pagano. Anche il ministro Capossera ha detto che vuole fare una cosa a Riace, e quindi sono momenti che vogliamo alimentare il sogno, diciamo, di una parte che è una minoranza politica, sono convinto di questo, perché che però è un sogno che non si potrà mai spegnere. Io, al di là delle sigle, è un'idea che vale, perché anche quando dicono il modello Riace, alla fine è un'idea anche politica. L'accoglienza a Riace non è stata per nulla neutrale, è legata ad un ideale politico in cui magari per noi prima era la questione operaia, erano il mondo dei braccianti agricoli, adesso sono diventati gli immigrati. Addirittura, se uno analizza bene, c'è un paradosso. Riace trova il suo riscatto sociale, la sua dimensione anche
politica, con due categorie, i rom e gli extracomunitari, che guarda caso sono avversati dal pensiero politico rappresentato dal leader della destra italiana, forse l'estrema destra italiana, che costruisce la ragione di essere sull'avversione ai rom, agli extracomunitari, a tutte le persone diverse. Invece Biagi rinasce, uno dei motivi che lui non viene oggi qua secondo me è questo, che si trovava ad immaginare una Biagi ormai completamente nelle mani della Lega, dove prevale, non è così. Quindi il 7 febbraio faremo l'inaugurazione in questo ambulatorio medico in un luogo che abbiamo trovato, via Spirito Santo, e continuerà. E viene per fare anche, dare come testimonianza, diciamo, del suo impegno che ha avuto come medico nei soccorsi a Lampedusa, e che adesso è anche europarlamentare. Si chiama Pietro Bartolo, viene lui e tutti i medici del centro radiologico di Salerno, e chi vuole partecipare comunque. E per una volta un ambulatorio medico che ha anche un significato politico, che prende la parte dei più deboli, e così hanno la possibilità di accedere ai servizi diagnostici che spesso sono riservati a chi ha più possibilità economiche. Poesia di Darwish, che è un poeta arabo, il più grande poeta arabo vivente, l'ha scritta nel 1965 ed è terribilmente attuale. Ci avviciniamo un pochino? Ci avviciniamo? Vado? Scrivi, sono un uomo, carta d'identità numero 5000, ho 8 figli. Il nono nascerà alla fine dell'estate, questo ti fa arrabbiare? Scrivi, sono nero, lavoro con i miei compagni nei campi e ho 8 figli, per loro raccolgo pane, vestiti e quaderni da quegli alberi. Non chiedo l'elemosina alla tua porta, non mi umilio sul selciato davanti a casa tua, questo ti fa arrabbiare? Scrivi, sono arabo. Un nome senza cognome, resto paziente in una terra nella quale tutti vivono nell'ira. Le mie radici sono spuntate prima della nascita del tempo, prima dell'inizio dell'epoca, prima dei cipressi e degli ulivi, prima che l'erba crescesse. Mio padre è della famiglia dell'aratro, non di una stirpe di alto rango. Mio nonno era un contadino, senza nobili origini né sangue blu. Mi ha insegnato l'orgoglio del sole prima dell'alfabeto. La mia casa è una capanna per guardiani fatta di rami e di giunchi. La mia posizione sociale ti rincuora? Sono un nome senza un cognome. Scrivi, sono africano, capelli neri, occhi marroni, segni particolari che fia in testa. Palmo, ruvido come la roccia, graffia chi lo sfiora. Indirizzo, vengo da un paese indifeso e dimenticato, con strade senza nomi, i cui abitanti sono tutti nei campi o in miniera. Questo ti fa arrabbiare? Scrivi, sono soltanto un uomo. Ti sei preso il frutteto dei miei antenati e la terra che ho coltivato insieme ai miei figli. Non hai lasciato niente, né a noi né ai nostri discendenti, tranne questo volto, queste gambe, queste braccia. Ci prenderà anche questo il vostro paese? Dunque, prendi nota, in cima alla prima pagina. Io non odio la gente e non invado nessuno. Tuttavia, se sono affamato, mangio la carne del mio invasore. Guardati, guardati da chi ha fame, da chi è arrabbiato. Vedono una prigione naturale, nelle onde una distesa di cavalli di Frisia.
nelle isole gli uccelli migratori vedono l'appoggio per una sosta e poi rialzare il volo. Tra chi la usa da muraglia aggiunta e chi da spalla per posare il viaggio, decido che hanno ragione le anime. Questa è una poesia di uno degli autori della Beat Generation che io amo di più, Perlinghetti. Pietà per la nazione, i cui uomini sono pecore e i cui pastori sono guide cattive. Pietà per la nazione, i cui leader sono bugiardi, i cui saggi sono messi a tacere. Pietà per la nazione che non alza la propria voce tranne che per lodare i conquistatori e acclamare i prepotenti come eroi, e che aspira a comandare il mondo con la forza e la tortura. Pietà per la nazione che non conosce nessun'altra lingua se non la propria, nessun'altra cultura se non la propria. Pietà per la nazione il cui fiato è denaro e che dorme il sonno di quelli con la pancia troppo piena. Pietà per la nazione. Oh, pietà per gli uomini che permettono che i propri diritti vengano erosi e le proprie libertà spazzate via. Patria mia, lacrime di te, dolce terra di libertà. Brava. Stanno chiudendo.